Lucifero, in arte satana, sta veramente tentando il tutto, sapendo che il suo regno è completamente alla fine e sempre più evidente quindi la sua opera. Le patrie e le potestà dei cieli sono scosse, come ha detto Gesù Cristo, in questo ultimo tempo. Ma non dobbiamo temere nulla quando seguiamo veramente il liberatore ci sta preparando al suo ritorno con la sua vicinanza sempre di più in questa relazione intima che tutti possiamo avere preceduto da fatti però molto difficili e in questo audio andiamo a spiegare in dettaglio molte cose che lui ha rivelato rispetto proprio al suo ruolo di liberatore e a quello che è accaduto per comprendere meglio i fatti in cui ci troviamo l'umanità Sarà messa alla prova. Questo è stato scritto in Apocalisse, in Daniele, in Isaia, in tanti profeti che sono venuti dal regno di Dio per portare la verità, per far conoscere quello che sarebbe stato. E ora lo Spirito è fuso sul mondo ancora di più ed è scritto. Tutto questo si può leggere in Apocalisse e in Gioele, quando dice che sarà effuso il suo Spirito su ogni carne. Quindi questo è il tempo. Perché il Dio vivente Gesù Cristo ha detto e dice che chi ha orecchie per intendere intenda e i suoi figli stanno ricevendo la sua chiamata con voce di arcangelo. Lui verrà con questa voce di arcangelo come un leone ruggente a tutta potenza e la tutta potenza è frequenza, è forza, è sintonizzazione. E noi dobbiamo sintonizzare la nostra radio, la nostra sintonia di orientamento interiore sulla sua emissione. Satana sta cercando in ogni maniera di distorgere questa banda di frequenza della nostra radio con la possibilità di ricevere e di emettere la frequenza pura e vibrante del cuore del Figlio di Dio. con manipolazioni di ogni genere, che confondono o meglio compromettano questa purezza di emissione con vizi e illusioni varie, sessualità perverse, relazioni fuori dalla creazione di Dio, accoppiamenti con animali, fra uomini con uomini e donne con donne, energie false come il denaro, la bromosia per possederlo giochi d'azzardo, lotterie disseminate come funghi su tutta la terra, pubblicità subliminali che costringono a comprare cose molto spesso inutili e cibi preconfezionati che sembrano essere super succulenti, ma in realtà sono pieni di veleni. L'elenco è lunghissimo e praticamente tutti conosciamo queste cose. Vanno aggiunte le trappole dei circuiti radionici e di radioestesia, divinazione, tutti i tipi di magia, le trappole tecnologiche, manipolazioni televisive, manipolazioni nei film, manipolazioni nella musica, manipolazione olografica in ogni possibile e perversa maniera. Le scie chimiche, il cibo chimico, di tutto e di più. Perché? Per impedire che i figli di Dio possano ascoltare la voce del Padre, il nostro vero Padre, il Dio vivente che sta chiamando a gran voce, che sta ritornando come ha promesso. Dio attraverso la Sua forma e manifestazione, che noi conosciamo sulla terra come Gesù Cristo, il cui nome è riconosciuto in tutti gli universi, nome che forza di potenza di fuoco inarrestabile al suo ritorno che sarà entro breve verrà con un nuovo nome un nuovo nome quindi una nuova frequenza e nuovi cieli e nuova terra e tutto ciò che era prima non più sarà all'inizio era la parola il verbo e la parola era con Dio e attraverso la parola, il verbo, fu creato tutto. Il verbo che cos'è? La parola che cos'è? Frequenza. E quindi che cosa dobbiamo fare per unirci a questa frequenza? Affinché possiamo liberarci definitivamente dalla matrix di tutti questi giochi che prima abbiamo descritto in parte. Dobbiamo risintonizzare la nostra radio verso la banda sonora della frequenza del verbo, dello spirito santo di fuoco che si manifesta attraverso manifestazioni meravigliose di potenziamento dei suoi figli. Perché? Perché dobbiamo essere forti per superare e vincere come lui ha vinto come ci fa vincere che cosa tutta questa potenza satanica in azione in azione attraverso appunto cose invisibili che si fanno visibili per impedirci di tornare a casa con il ritorno del Signore Gesù Cristo e prepararci una delle cose per esempio invisibili che si fanno visibili che non si dà magari tanto conto ed è un mezzo fortissimo utilizzato da queste forze avversarie, Luciferini, è la musica. La musica al giorno d'oggi è diventata, si può dire, pericolosa, per i messaggi subliminali satanici contenuti in essa, che servono per distrarre, per scuotere in maniera esaltata le persone, o portarle in un'estate emozionale di nostalgia depressiva o dolorosa, oppure di estremo piacere, o di ipnosi. Sono tutte frequenze che vengono ad essere prese, queste che noi emettiamo attraverso le emozioni, assorbite da chi? Da questi vampiri, che sono morti viventi, che sono i luciferini, coloro che sono caduti, angeli caduti dal piano di Dio e che sono servi di Lucifero, Satana che senza queste energie non potrebbero assolutamente vivere, perché senza lo spirito di Dio, senza la forza di vita, tutto muore. E loro non hanno più questo spirito di vita, perché sono usciti fuori dal piano di Dio da tanto tempo. Sono servi di Lucifero e vanno a rubare l'energia alla popolazione mondiale, e stiamo parlando della Terra in questo caso, ma la cosa si ripete nei cieli per poter vivere questa vita, si può dire di zombie, di morti viventi, rubano queste energie. Quindi il Dio vivente Gesù Cristo ci ha rivelato che la musica, e l'abbiamo anche visto attraverso dei test delle frequenze, contiene dei subliminali che inneggiano a Satana. E non solo che vanno a smuovere con calcolati ritmi, calcolate emissioni di frequenze portano all'esaltazione, a far muovere i corpi in una maniera parossistica, che cosa fanno i corpi che si muovono in maniera parossistica? Producono un'energia e questa energia viene essere chiamata energia kundalini o fuoco spinale, il fuoco della passione, che certamente non è il fuoco divino, ma un fuoco luciferino che serve appunto ad essere un prodotto che serve da combustibile e da alimentazione di questi esseri che possiamo definire immondi. E questo fuoco kundalini, ultimamente, è anche prodotto attraverso determinate pratiche di yoga, per esempio. E molte persone ne sono affascinate perché gli viene fatto credere che questa energia sia una forma spirituale per avvicinarsi alla luce e forza naturale primordiale che viene fatta passare per fuoco attraverso il quale si muove la creazione di Dio, ma non è assolutamente il fuoco dello Spirito di Dio, è l'imitazione di bassa frequenza del fuoco luciferino che stimola questi ignari esseri umani a produrre ulteriore carburante per nutrire i vampiri energetici luciferini che sono, come abbiamo detto, morti viventi senza la forza dello Spirito di Dio. Avrete visto il film Matrix, che parla propriamente di questo. Ricordate quando Neo si risveglia, vede il suo stato, vede tutta la popolazione, i bambini messi dentro bozzoli con dei tubi nel loro corpo. Questi tubi servono per far passare l'energia a questi manipolatori ed è esattamente così, tanto nel mondo visibile come nel mondo invisibile. E il Signore Gesù Cristo, grazie a Dio, sta ritornando e la forza frequenziale del suo Spirito Santo è immensa. E che cosa dobbiamo fare quindi? La domanda è, avendo parlato di questa possibilità di risintonizzarci verso la banda sonora del Signore, la domanda è come risintonizzare le antenne spirituali della nostra radio? Seguendolo, chiamandolo, essendo completamente certi della esistenza e presenza del piano di dimensione dal quale lui sta provenendo, una dimensione celsa dove non c'è malvagità dove, per dire in maniera semplice, le rose non hanno spine, perché questa realtà luciferina, questo mondo, questo piano tridimensionale a bassa frequenza dove viviamo, si manifesta attraverso la dualità, che è appunto frutto della scelta iniziale dei figli di Dio che si sono uniti a Satana, entrando nel piacere del bene e del male fin dalla Genesi quando Adamo ed Eva furono corrotti e lusingati ad unirsi carnalmente a Lucifero. Questa è una cosa forte da dire, ma se noi rileggiamo con intelligenza, attraverso lo Spirito di Dio, la Genesi, il punto della mela, ci chiederemo, ma esattamente cos'era questo frutto proibito, questo albero proibito? Veniamo a comprendere questa rivelazione del Signore. Che si sta facendo chiara a noi, ma a tante altre sulla terra che stanno ricevendo attraverso lo spirito la rivelazione dei fatti accaduti realmente. Dalla unione di Eva con Adamo nacque Abele, il figlio gradito a Dio, genetica benedetta da Dio. Dalla unione degradata di Eva con Lucifero nacque Caino, il figlio maledetto geloso, con la stessa gelosia del padre Lucifero, che fece uccise Abele, perché doveva essere l'unico, e la stirpe di Caino è la stirpe che manipola la terra e odia i figli di Dio che sono quindi sempre stati odiati e perseguitati. Quindi il frutto dell'albero del bene e del male, la mela che fu mangiata nel giardino dell'Eden, in definitiva, è un atto carnale ben preciso, frutto della concupiscenza di Lucifero, che avendo perduto la possibilità di creare con la forza dello spirito, il moltiplicare attraverso lo spirito che genera, crea unicamente con il soffio, il verbo di Dio. Ricordiamo quando anche Gesù Cristo in terra moltiplicava, ricordiamo la moltiplicazione dei panni, che venne a essere fatta attraverso un atto di creazione puro, con la potenza di Dio in manifestazione, con tutto l'amore. No, Lucifero non può più fare questo. E quindi si inventa ogni sorta di possibilità per poterla fare alla sua maniera, privato dello Spirito di Dio. Deve usare la materia e utilizzare tutto per i suoi scopi. Quindi, avendo perduto tutto questo a causa della sua ribellione, Lucifero, il serpente, si precipitò a proporre a questi figli di Dio, fatte immagine e somiglianza del Dio vivente creatore, ad unirsi carnalmente a Lui, per generare la vita e creare una sua stirpe indipendente e ribelle all'Eterno Creatore. Per imitare il Dio unico creatore di tutte le cose, per poter essere un creatore come il Padre, Dio vivente che ha generato tutto, che cosa poteva fare? La unica cosa che poteva fare, avendo perso il verbo di creazione, la possibilità creatrice. Per poter generare nella sua ossessiva volontà di essere più grande e potente, completamente invidioso di colui che lo creò, divenne l'avversario crudele e perverso, tanto perverso da manipolare l'innocenza dei figli di Dio, riuscendo a convincerli di che cosa? Di essere imperfetti e che unendosi a lui avrebbero conosciuto ciò che, a suo dire, il Creatore aveva loro nascosto. Questa fu la grande menzogna. E quindi, attraverso la copula carnale, l'inseminazione fisica dei figli di Dio, Lucifero Satana generò una sua personale stirpe. Ma il suo odio era così grande che, nella sua perversione, convinse Eva a fare una cosa. Vi ricordate? Cosa fece Eva? Cosa propose ad Adamo di mangiare la mela? Quindi propose. Ad Adamo di provare il piacere del frutto proibito, propose ad Adamo di mangiare la mela, il frutto della passione offerto dal serpente, quindi, sostanzialmente, di unirsi anche lui carnalmente al serpente Lucifero. E da questa perversa unione nacque cosa: l'omosessualità, trasportata fino ai nostri giorni dall'informazione genetica della stirpe di Caino, il figlio del serpente. Questo fu il vero peccato originale, la copola carnale, fuori dalla benedizione di Dio. I figli di Dio caddero in questa proposta tranello abbassando completamente la frequenza di Dio ad uno stato di totale bassa frequenza corporale. Perdettero quindi la capacità e possibilità di creare attraverso la luce dello Spirito di Dio. E iniziarono a generare attraverso lo spirito di fuoco passionale della lussuria luciferina. E quindi qui abbiamo due lignaggi, due stirpi. Figli di Dio e figli di Lucifero. Caino, nato dalla distorsione, dalla relazione fra Eva e Lucifero. Abele, il figlio nato dalla benedizione di Dio, dalla relazione di Adamo con Eva. Ma... Abele fu ucciso da Caino per gelosia. Quindi Dio benedì nuovamente la copula di Adamo ed Eva per poter generare un altro figlio, Set, affinché potesse continuare ad esistere la genetica pura e virtuosa del Creatore sulla terra. È molto chiaro adesso? E noi ci chiediamo: ma è il Dio vivente che fece? Il Creatore? che fece, stette a guardare e permise tutto questo perché? Perché un padre permette sempre ai propri figli nel libero arbitrio anche di sbagliare, fino a che comprendano come nella parabola del figlio prodigo, che raccontò poi in Gesù Cristo, e sentano che la vera unica cosa da fare, meravigliosa e unica possibilità, è quella di chiedere perdono per i propri malsani errori e comprenderli riconoscere di aver sbagliato strada e incamminarsi sulla via del ritorno a casa ed è quello auspicabile per tutti noi. Noi che abbiamo i due lignaggi possiamo essere da una parte e dall'altra, siamo anche molto ibridi adesso ma abbiamo la possibilità come figli di Dio di ritornare a casa con la parte che riconosce il proprio padre che viene a richiamarci. Quindi la caduta della copula carnale della Genesi ha generato la corruzione e tutte le tendenze che l'umanità ha trasportato nella propria genetica fino ad oggi. Un'umanità, come abbiamo detto prima, divisa in due stirpe, i figli di Dio e i figli di Lucifero. Nel tempo le genetiche si mescolarono: i figli della stirpe di Dio si unirono ai figli della stirpe di Lucifero e qui si generò il figlio ibrido mescolato. La genetica e l'influsso luciferino nelle cellule contagia come un virus ogni decisione, una frequenza, ogni scelta umana e i servi invisibili e visibili di Lucifero, i caduti angeli che amano la perversione, in ogni momento assillano, ci assillano a noi esseri umani affinché non ci rivolgiamo nuovamente alla forza liberatrice del Dio vivente che desidera che cosa? Solo che i propri figli. Ritornino a casa come i figli desiderano tornare a casa del padre. Questo è quello che ci auspichiamo e che in ogni secondo fervente è il nostro cuore nel chiederlo e nel viverlo, solo grazie a Lui, a Gesù Cristo che ce lo permette. È importante conoscere tutto questo ed ora sarà molto più chiaro il perché, appunto, Dio stesso. È venuto qui sulla terra per rompere con questo gioco perverso, riscattare i propri figli e vincere l'avversario. Vincendolo, seguendolo, noi vinciamo con lui, con Gesù Cristo, il Mediatore, Dio in terra è venuto a riscattarci, a liberarci. Questo è il primo audio che ha spiegato un po' l'inizio di come vincere le frequenze manipolative che uccidono l'anima che nostro Signore Gesù Cristo sta rivelando e credo che questo audio tanto bello anche per noi che abbiamo ricevuto questi insegnamenti, queste rivelazioni, sia anche bellissimo averlo potuto condividere con te che stai ascoltando, con voi che state ascoltando, siamo contenti di poterlo fare, molto contenti perché la verità ci rende liberi. Nel prossimo audio andiamo avanti con la seconda parte, nell'approfondire ancora di più la genetica e la frequenza dello Spirito Santo in dettaglio per comprendere come si manifesta attraverso il verbo, attraverso la voce, il suono, il suono potente di Dio che tanto teme l'avversario, il vero suono che è impossibile da fermare, la tromba dell'Apocalisse di Dio. Terminiamo quindi con alcune scritture relative a questo audio della rivelazione di come vincere le frequenze manipolative che uccidono l'anima è molto importante leggere queste scritture per ancorare tutto quello che è stato detto, riportarlo alla parola che è vivente di Gesù Cristo che ha fatto scrivere perché noi potessimo avere la bussola, la guida e la frequenza che ci permette di attivare questa riunificazione con Dio. Gioele 2 Versetti da 28 a 32. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la Luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno, e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, perché sul Monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Apocalisse 10, versetto 3: poi gridò a gran voce come un leone ruggente e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci. Primo Tessalonicesi 4 versetto 16. Poiché il Signore stesso con potente chiamata con voce d'arcangelo e con tromba di Dio scenderà dal cielo. Giovanni 1 versetti da 1 a 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Prima Corinzi 15, 21 e 22. La morte è venuta nel mondo per mezzo di un uomo, Adamo, ed è per mezzo di un altro uomo, Gesù, che ora c'è la resurrezione dei morti. Come tutti gli uomini muoiono perché discendono da Adamo, così tutti quelli che appartengono a Cristo saranno resuscitati. Che la benedizione di Dio sia contessa con voi che avete ascoltato fino a qui. Grazie per aver ascoltato e soprattutto grazie a Gesù Cristo per le sue rivelazioni. Tante benedizioni siano per tutti, per noi figli che stiamo anelando a tornare a casa con Lui. Amen. Sare in mezzeggianti pascoli.